Salve ragazzi, lo so, era da un po' che non facevo un video, ma ho avuto varie cose da fare, era da un po', insomma, che non avevo il tempo di mettermi giù. Allora, il video che faccio oggi è un'idea, è stata una richiesta di Dario Russo, che ultimamente mi segue, fa commenti sui miei video. Grazie Dario, lo apprezzo molto. E sì, è una lista che sarà divertente fare, quindi mi ha fatto molto piacere seguire la tua richiesta. Allora, Dario mi ha chiesto che cosa voglio vedere io nei film della Justice League che dirigerà Zack Snyder in futuro, e i film sono appunto in seguito a di Dawn of Justice. Quindi Dario mi ha chiesto che cosa voglio vedere io in questi film. Allora, io ho fatto una top 5, questa è la mia top 5 cose che voglio vedere nei film della Justice League. Per vedere questa lista dovete aver visto Man of Steel e Dawn of Justice, perché questa lista contiene spoiler per quei film, fa riferimento a eventi di quei film che non voglio rovinare per voi, quindi siete stati avvertiti. Detto questo, queste 5 cose non sono in un ordine particolare, non sono in ordine di importanza, sono solo 5 cose a cui tengo. Allora, numero 1, voglio che ci sia una scena toccante e bella in cui Superman, che tornerà in vita, lo sappiamo tutti che tornerà in vita, e Batman si rivedono e si stringono la mano in modo rispettoso da amici, da alleati, da persone che hanno un passato che hanno superato e che hanno insegnato l'uno all'altro a essere migliori. Voglio che ci sia questo momento in cui si stringono la mano e voglio che sia un momento veramente bello in cui riescano a comunicare quante cose sono successe e quanto adesso i due personaggi sono uniti e sono alleati. E so che è stata controversa la cosa del come fanno pace in Dawn of Justice, in una mia recensione ho spiegato perché. Per me ci sono tutti gli elementi per rendere credibile la loro amicizia. Se serve il film può rinforzarla questa cosa, possono espressamente dire alcune cose se serve spiegarle al pubblico, ma voglio questo momento in cui si stringano la mano e voglio che sia un momento veramente bello. Numero 2. Voglio che sia ribadito, chiarito, che Batman è cambiato alla fine di Dawn of Justice. Voglio che sia ribadito che alla fine di quel film ha subito una metamorfosi, che tutto quello che è successo in Dawn of Justice lo ha spinto a voler ridiventare il Batman di una volta. In Dawn of Justice era estremo, era violento, ha fatto cose che vanno contro ciò che è Batman al suo meglio. Voglio che questo film ribadisca che Batman è tornato ad essere il Batman per eccellenza, il Batman che non fa certe cose, il Batman che non supera mai certe linee invisibili, il Batman che non fa certe azioni, e quindi voglio che Batman sia la forza che guida la Justice League insieme a Superman e che l'imperativo della squadra sia il nuovo imperativo di Batman, cioè quello che era il vecchio imperativo di Batman, cioè non fare certe cose, il fine non giustifica i mezzi, fare ciò che è giusto, non fare certi sacrifici, non fare male inutilmente, tutte queste cose che sono appunto eroiche. Voglio vedere questo nel film della Justice League. Numero 3. Allora, il film sarà diviso in due parti, Justice League 1 e Justice League parte 2. E io non voglio che sia come per esempio l'ultimo Harry Potter o l'ultimo Hunger Games, cioè non voglio che la parte 1 sia solo un'introduzione di quello che sta per succedere e non voglio che tutta l'azione sia nella parte 2. Il cattivo della Justice League sarà sicuramente Darkseid, di cui ci sono vari elementi in Dawn of Justice, abbiamo capito che sarà Darkseid. Io voglio che Darkseid sia il cattivo principale della parte 2. Voglio che nella prima parte si capisca che sta arrivando, che la Justice League siano insomma allerta, sappiano che sta succedendo, ma voglio che il primo film giri intorno a Batman che si occupa di reclutare i membri della Justice League e una minaccia seria che debbono affrontare alla fine del film, che non sia Darkseid. Secondo me la cosa migliore sarebbe un cattivo di Superman per dare a Superman l'occasione di dimostrare ancora una volta di essere un gran personaggio. Io sono stato contento dello spazio che hanno dato in Dawn of Justice, ma qualcuno se ne è lamentato. Voglio che Superman sia quello che fa molto del lavoro in questo film. Tutti devono contribuire, ma voglio che questo cattivo ci ricordi perché ci piace Superman e metta in buona luce tutte le caratteristiche dei vari personaggi, e secondo me il cattivo migliore per questo sarebbe Metallo,
ne ho parlato nella mia lista dei personaggi che voglio vedere nell'universo DC. Metallo è un cyborg e ha un cuore di criptonite, può cambiare il suo aspetto, è tipo il T-1000 di Terminator 2, è molto molto pericoloso come cattivo, può teoricamente può uccidere anche Superman e vorrei che fosse lui il cattivo principale. Non so se magari facciamo che è di nuovo Lex Luthor che l'ha creato, forse è meglio di no, forse dobbiamo dargli un'altra storia, ma Metallo originariamente doveva essere il cattivo di Dawn of Justice, è un gran cattivo. Sarebbe ottimo metterlo nella prima parte della Justice League. È un cattivo fico, interessante, che ha dei momenti anche molto pesanti nelle varie storie. Non è solo che è fico a vedersi, ma è interessante. Darebbe modo di mettere in mostra tutti i nuovi personaggi, puoi vederli che si uniscono e che imparano a lavorare insieme. E sconfitto Metallo sono pronti per combattere Darkseid. Secondo me, questo tipo di dinamica, cioè la prima parte dedicata a un cattivo interessante, la seconda parte dedicata al cattivo per eccellenza, è il modo migliore perché non vogliamo una prima parte che sia solo preparazione, non vogliamo una prima parte che sia solo, come dire, prepararci a quello che sta per arrivare. Non serve un film intero per questo. Spero che facciano una cosa tipo questa che sto dicendo io. Numero 4. Niente storia d'amore tra Wonder Woman e Batman, quantomeno non dichiarata. In Dawn of Justice ci sono leggerissimi indizi che si piacciono. E secondo me la Justice League deve continuare questo percorso, magari metterne qualcuno in più, magari mettere addirittura qualche momento in cui uno dei due, come dire, si espone per proteggere l'altro, una cosa bella in questo modo, come facevano nel cartone della Justice League, ma niente di più, non voglio che questo film sia rallentato dal dover sviluppare una storia d'amore nel mezzo di tutto il resto, perché un rischio di Dawn of Justice, secondo alcuni è un difetto, secondo me no, ma un rischio che ha corso molto Dawn of Justice è di gestire troppe cose e se gestisci troppe cose le gestisci male. Niente storie d'amore, solo cose piccole, come nel cartone. Si può capire che c'è attrazione e affetto, ci possono essere delle scene in cui si capisce, ma non dichiaratamente sono innamorati. Questa è una cosa a cui tengo, perché nel cartone la cosa bella era che tu capivi che erano attratti l'uno dall'altro. Ma difficilmente possono essere insieme perché sono persone molto diverse e sono persone entrambe molto prese dalla propria vita personale. Numero 5. Flash deve essere il più simpatico del gruppo, deve essere il più divertente, deve essere il cuore del gruppo, deve portare leggerezza. Con questo non voglio dire che Flash non è un eroe come tutti gli altri, no, Flash è un grande eroe nei fumetti. Tutti i Flash sono grandi eroi nei fumetti, ma la cosa figa del personaggio di Flash è che è un personaggio che unisce lo stesso rigore etico di Batman e Superman e la stessa determinazione e grandi poteri a un modo di fare in cui riesce a sdrammatizzare, a farti ridere. È un personaggio che persino Batman si capisce, gli vuole molto bene, lo trova divertente anche se non nasconde. Flash deve essere così. Io voglio che Flash, nei film della Justice League, sia il personaggio che fa ridere gli altri, il personaggio che porta leggerezza, il personaggio che è il cuore del gruppo. E poiché è giovane, molto più giovane l'attore di quelli che Ezra Miller è molto più giovane di Henry Cavill o di Ben Affleck, potrebbero addirittura fare una dinamica in cui gli eroi più anziani stanno addestrando il giovane un pochino, come dire, un pochino che prende le cose alla leggera. È una dinamica che può essere interessante. Qualunque dinamica scelgano, l'importante è che porti leggerezza, perché a me Batman è serio, deve essere serio, anche Wonder Woman può essere serio, Superman non è proprio. Superman può essere anche divertente, ma non è importante, Superman è più il Boy Scout, la situazione è. Flash nella dinamica della Justice League è quello che porta leggerezza. Ci sono alcuni episodi del cartone che girano molto intorno a Flash. Flash deve essere un personaggio che tutti vogliono bene, che magari a volte possono trovare irritante, ma che ti fa ridere e ti ricorda, insomma, il lato più leggero delle cose. E devono farlo. Se tutti i personaggi sono seri nei film della Justice League, cominciamo ad avere un problema. Io voglio che Flash mi faccia ridere e voglio che. Allora, se Wonder Woman è la guerriera, quella che ama l'arte della guerra e crede nella verità, nella giustizia, eccetera, e quindi è tosta, tosta come personaggio, se Superman è l'ispirazione e se Batman è il tormento e la determinazione, Flash deve essere il candore, essenzialmente. E io voglio che lo rendano. Ok, queste sono le 5 cose che voglio vedere nei film della Justice League. Dario, spero che ti sia piaciuto e che l'hai trovato interessante. Fatemi sapere tutti quanti cosa volete vedere voi nei film della Justice League. E ci vediamo presto e speriamo bene. E voglio ribadire che a me Dawn of Justice è piaciuto. A presto.
Scusate, ma non resisto, devo un attimo mettere in mostra delle cose. Ho tutta una serie di cose fighe nuove sulla mia scrivania, non posso mostrare per tutte, ma ve ne mostro un paio. Allora, questo è appunto Batman con l'armatura d'oro Justice, mi piace tantissimo. Questa è, sì, vabbè, luce un po' così, ok. Questa è la Batmobile d'oro Justice che mi piace molto il design. Non mi piaceva tanto quando era uscita la prima foto promozionale perché era un brutto angolo per una foto, ma in realtà è molto figa. E l'Arkham Knight che mi ha regalato le mie ragazze, mi piace tantissimo e non avevo niente di Arkham Knight, quindi mi piace veramente tanto. A presto, non ho resistito.